Quando arrivai a Los Angeles per la prima volta, mi sembrava solo un ammasso di puntini sconnessi, buttati alla rinfusa e scollegati tra loro. Da perdercisi dentro. Che cazzo fai? Sono etero. Adoro quando mi dicono così. No, non sto scherzando. Davvero? Che peccato. Perché sono davvero bravo. Non amo vantarmi, ma... riuscirei a succhiare fuori il motore di un'auto dal tubo di scappamento. Davvero? Sì, e parlo di quelle di grossa cilindrata. Oh. Ti piacciono le macchine? Sì. E la birra? A differenza delle donne... con noi puoi fartene una subito dopo. Magari anche durante. Può essere divertente starsene fra uomini. E dopo non dovrai chiamarmi. Almeno finché non ti andrà di nuovo. Oh! Tu non ti preoccupi che Elizabeth torni. Elizabeth, con me abita Julie. Ma io ero venuto per Elizabeth. Elizabeth sta al 243D in fondo al corridoio. Questo è il 243B. Come bocchino. Non sei etero curioso della chat? No. È successo ancora? Dai, smettila! Mi stai raccontando una balla? No! Guarda l'agenda. Vedi? 20 settembre. Oh mio Dio! È troppo divertente! Potresti scriverti una canzone? Hai quasi finito il tuo demo e non hai ancora scritto una canzone su di me. È incredibile che qualsiasi cosa succeda alla fine c'entri sempre tu. Ehi, Julie, Martini, gin o vodka? Gin, e tu? Puoi andare a dire al tuo amico di fottersi. Ho un solo amico capace di farlo e non credo che tu lo conosca, amore. Parlo del bassista, dovevamo scrivere della musica insieme. Alla seconda canzone al mio reggiseno erano spuntate le mani. Sfigati, c'è un'ordinazione. Un callback già si sente Greta Garbo. È il secondo, grazie, per un ruolo da coprotagonista. Stavolta andrà bene, lo sento. Così potrò finalmente dire addio a tutti voi sfigati e traslocare da questa città del cazzo. Vi dice qualcosa Barry Wolf? Dai, tenetemi sulle spine, sputate il rospo. Ah, Barry Wolf mi ha fatto un'audizione per una pubblicità. Non ha fatto che mangiarmi con gli occhi tutto il tempo. Non per niente Wolf significa lupo. Invece a me ha rifiutato il provino per quella serie TV stramba e divertente su gay. E tu che c'entri? Sono gay, sono strambo. Magari non sei divertente. Ehi, sono meglio di Whoopi Goldberg. Scusate, tesori, odio interrompere una discussione tra star di prima grandezza. Io preferirei una terza. Buon per te. Ho saputo che la Disney sta per aprire un ristorante fantasia in cui pare che i piatti volino a tavoli da soli, ma fino ad allora che cosa facciamo? Ordinazioni in arrivo. Sì. Grazie. Ecco. Buonasera, signori. Ciao, Laila. Basta, grazie. Stasera mettono le mie canzoni da Funny Boys, vieni? Nemmeno morto? Danno anche due margherite al prezzo di uno. Allora sì.
sentito? Mamma. Julie, ma dove cavolo sei? Ah, a casa. Non è qui che mi hai chiamato. Dove siamo finiti ieri sera? Non lo so, ma mi sono svegliata senza reggiseno e non è mai buon segno. Di quello non preoccuparti. Perché mi telefoni invece di entrare qui teneramente, in punta di piedi, con un'aspirina? Pensavo non ci fossi. La lezione di spinning sta per iniziare? Oh no, porca! Ci siamo già visti? No, sono nuovo qui. Ehi, novellino, datti una mossa. Devo andare. Ah, ho finito. Fischio finale dell'arbitro, Harmon è a terra. Ehi, Gifford, vieni a massaggiarmi la schiena. Hai sbagliato persona se pensi che verrò lì a massaggiarti la schiena, Finocchio. Davis, dai novellino, vieni tu. Devo mettere a posto. Dai, solo 10 minuti, io lo farei per te. Ci sto. No, l'ho chiesto prima io. Che male. Preparati a morire. Ehi. Ciao. Ciao. Ti ricordi di me? Sto qui accanto. Sì. Harmon. Vi ho portato qualche bottiglia per darvi il benvenuto nel condominio. Grazie, ma non beviamo. Che cosa siete, chierichetti? Chi aveva chiamato il Cake Express? Sì, Thoraide. Se urli così potrebbe sentire. E che mi frega? Hai visto i pantaloncini aderenti? Controlla qui. Bene, 3 di questi. Stasera ha cenato qui al ristorante Daniel, un uomo adorabile. Pensavo di presentartelo. Davvero? Camicia blu, seduto al bar. Hai colto un insegno. Daniel, ci conosciamo? Agosto il 3, credo, sì. Niente di che, niente di che. Andrew, mi versi un bicchiere di Merlot, grazie. Certamente. L'ha cercata un certo Ben, madame. Beh, se ci ha messo una settimana a richiamarmi, può anche aspettare domani, no? Assolutamente sì. Salute. Salute. Oh, volete saperne una incredibile? Avete presente i 4 che si sono trasferiti da poco? Indovinate che fanno? Un quartetto di pornostar. A Los Angeles, che novità. I clown da rodeo? No, è addirittura più strano. Sono mormoni missionari, giuro su Dio. I clown da rodeo sarebbe stato meglio. Avranno adorato il tuo stile di vita. Io uscivo con un mormone una volta, i suoi lo mandarono di corsa in terapia. Mentre facevamo sesso era scatenato, ma dopo voleva buttarsi di sotto. Cosa? E allora tu stai al piano terra? Sì, ma mi schiacciava le azalee. Non sarebbe divertente se tu convertissi loro invece che il contrario? Te li immagini? No, ho visto bene quei ragazzi. Quei 4 sono inavvicinabili. Scommetto che non ce la fa. Aspettate un attimo. Stiamo scommettendo? I soliti 5 dollari e una birra? Oh no, questa è seria. 20 dollari che non ce la fa. Vogliamo alzare la posta? Allora 50 dollari che non ce la fa. Ho visto quei tizi sulle bici. Stavolta hai davvero trovato pane per i tuoi denti. Vale, 50 che ce la fa, più sparecchiare per una settimana. 50, 2 settimane e bene. Non ce la fa. Ok, io sto con Andrew, non ce la fa. Ah, bene, d'accordo. Sì, ma che devo fare esattamente? Qualunque cosa, pompino... Servono prove. No. Ok, biancheria. Ho fatto il militare con un mormone. Hanno una specie di boxer sacri. Porta uno di quelli. Oh, mutande sacre, pazzesco. Le voglio vedere a tutti i costi. Avrò quelle mutande, ragazzi, vedrete. Ok, d'accordo, deciso, ci stiamo. Che dite? Usciamo stasera?
No, pietà, un altro episodio di Christian agguanta la preda. Ehi, devo affinare le mie armi. A tutti noi. Siamo arrivati. Ciao. Ciao. Te ne vai? Sì, ho yoga. Tu? Addominali. Ciao, non ci siamo ancora presentati. Sono Julie Taylor. Ciao, Elder Davis. Che cosa leggi di bello? Ah, sto studiando. Mi sono messo qui fuori perché sono dell'Idaho. Da noi fa freddo in ottobre. Oh, capisco. Certo, qui è meglio. C'è il sole quasi tutto l'anno. Vero, Chris? Sì. Allora, voi che fate esattamente? Parliamo alla gente della nostra chiesa. Davvero? Anche Chris adora parlare. Aiutiamo gli altri a trovare uno scopo nella vita. Julie si lamenta spesso del grande vuoto della sua vita. Vuoto? Ho detto vuoto? Se volete potremmo parlare. Certo, ci farebbe molto piacere. Ok. Ciao. Troia. Ho puntato $50 su di te. Ci vediamo al lavoro. Oh, grazie a Dio sta andando via. Incredibile che le riviste la chiamino la fidanzatina americana del cinema. Quella stronza ha chiesto che la servisse Julie perché ha detto che io puzzavo. Certa gente non ha vergogna. L'hai vista mangiare? E le gambe le avete viste? Praticamente due tronchi. Per me dopo una scopata si fuma il sigaro. Tesoro, mi versi un bicchiere di cuvée. Spero che non stiate parlando in modo sconveniente della nostra clientela. Il gossip è così ignobile. Soprattutto riguarda i meno fortunati. Meno fortunati? Quella bastarda. Lei sa qualcosa, la dica. No, non oserei mai dire cose del tipo... Con la rapidità che ha di ingozzarsi e vomitare, deve avere scambiato queste due attività per esercizi di aerobica. Non sembra affatto bulimica. Sì, perché se fossi cattiva direi che dovrebbe vomitare di più e abbuffarsi di meno. Ma non direi mai niente del genere, perché il gossip è in assoluto il discorso più abietto. E dovreste evitarlo, per quanto possibile. Ecco a lei. Io me ne vado in ufficio. Con i miei libri. Se qualcuno mi cerca... Oh, ha richiamato Ben. Mi è sembrato insistente. Credete che Laila ci nasconda un fidanzato? Quella stronza nemmeno una mancia, è davvero uno schifo. Stai calma, Julie, perché sei così nervosa oggi? È per il lavoro, deve convincere un discografico a sentire il suo demo e ora teme per la sua virtù. Ehi. È carino anche. Mi spacco il culo, incido un demo grandioso e non riesco a farlo sentire a nessuno se non a questo tipo che vuole palesemente solo scoparmi. Povera piccola, è pure carino. Perché? Faresti sesso per fare carriera? Tesoro, io ho scopato anche per avere il mio appartamento. Farlo per la mia carriera sarebbe nobile. Ben, non sono ancora pronta per prendere questa decisione. Ci sentiamo dopo. Sì, richiamerò. L'ordinativo dei vini di Andrew. Grazie. C'è dell'altro? Tutti credono che Ben sia il suo fidanzato, ma non è così. È un dottore. Vero? Va tutto bene. Ora ascoltami. Non diventerò oggetto di gossip, non nel mio ristorante almeno. Scusi. E fu così che...
tramite Joseph Smith, Dio ripristinò la vera chiesa di Gesù Cristo sulla terra. Domande? Come mai se Dio parla a Joseph Smith lui è un profeta e se parla a me sono schizofrenico? Beh, perché lui era speciale. L'opinione dei mormoni sulla gente di colore? Buona domanda. Agli afroamericani è stato concesso di diventare sacerdoti dal 1978. Dai tempi della disco. E sulle donne? Le donne non possono diventare sacerdoti. Il loro compito è essere mogli e madri e godere della sua benedizione. Ah, godere, vedi? Questo va bene, eh? Christian si chiedeva qual è la posizione della vostra chiesa sui diritti dei gay. Beh, nessuna. Le parole gay e diritti non si associano per noi. Oh, però destra e estrema destra, sì, vero? Sì, Dio odia gli omosessuali. Hai il coraggio di venire in casa mia a dirmi che Dio odia gli omosessuali? E i francesi? Dio odia i francesi? Tutti odiano i francesi. Prema il pulsante arancione. Grazie, è stato un vero tesoro. La ringrazio. Di niente. Mamma, stai facendo girare tutto il termine. Non posso farne a meno, altrimenti me ne ritroverò attorno alle ginocchia. Oh, sto perdendo l'unico altro sano di mente di casa. Credo che questo ormai ti spetti. Rendici fieri di te. Sì, signore, lo farò. Ti auguro di fare un bel viaggio tranquillo, d'accordo? Santo cielo, non dovevo mettermi a piangere. Ma l'avevi promesso. Così farei piangere anche me. Lo so, ma non ce la faccio perché sei il mio bambino, Aaron. E lo sarai per sempre. Tutto ok? Sì, sto bene. Se preferisci, torno più tardi. Ho un po' di nostalgia di casa. Nostalgia? Dell'Idaho? Sì, lo so, ma... Mi spiace, scusa, non volevo, ma... Quando sono andato via di casa io stavo da Dio. Certo, se è la prima volta che vai via, giusto? Oh... Ho già vissuto fuori casa. Non per 2 anni, però. Potrebbe andare peggio. Potrebbe piovere. Questa era in Frankenstein Junior? Sì. 2 anni, eh? Sì. Non possiamo chiamare casa, tornare per le vacanze. Né ricevere visite. Wow, dove devo firmare? Ehi, io amo la mia famiglia. Il miglior amico di un ragazzo è sempre sua madre. Questo era Psycho. Psycho, giusto? Certo, a volte si arrabbia, ma arrabbiarsi capita a tutti, non è vero? Poi qui hai gli amici, no? Chi? Ryder? No, ci siamo conosciuti solo qualche settimana fa. Oh, accidenti, che fortuna. Buffa coincidenza che vi chiamiate tutti Elmer, no? Elmer? Credi che mi chiami Elmer? Non è così. No, scemo, è Elder, è un titolo, significa anziano. Ah, meno male, se ti avessero davvero chiamato Elmer, che cattiveria. Sì. Quindi qual è il tuo nome? Ci è proibito usarlo. Cosa? E perché? Ci è proibito fare molte cose. È Aaron. Aaron. Mi piace. Aaron.
devi separare la biancheria. Non si mischiano bianchi e colorati, Aaron. Ok, grazie. Non hai mai fatto una lavatrice prima, giusto? Non l'ho mai fatta per tutti. Ma devo farlo, sono il novellino, quindi devo occuparmi del bucato come vuole la profezia. Davvero? Psycho! Oh. Senti, con te è davvero troppo facile. Così dicono. Allora, grazie dei consigli. Smettila, Elder. Eri a mille miglia da qui. Allora, come va? Bene. Ne sei sicuro? Sì. Sai, quando ero nuovo è stata dura. Ogni notte pregavo, fammi morire, così non vivrò più giornate così. Mi prendi in giro? E non volevo neanche tornare in famiglia a Salt Lake City. Alla cerimonia, quando sono diventato missionario, c'erano due autorità. Sai cosa significa avere un padre presidente, no? Sì. Fanno di tutto per renderti la vita difficile, chiaro? Non possiamo sentire musica, vedere film, non possiamo mai rimanere soli. A quanti anni? 19, 20? E non possiamo mai divertirci. A volte di notte mi sveglio e mi ritrovo a mordere la testiera del letto. Senti, mi sto impegnando qui, così potrò tornare a casa, sposare Jennifer e finalmente scoparci. Vedi? Cosa non si farebbe per il sesso? No, invece sì, l'hai fatto. Ti dico di no, veramente. L'hai fatto. Lo giuro sul cuore. Sì, come se ne avessi urlo. Belli, noi vorremmo giocare. Sì, ma stiamo giocando noi. No, state perdendo tempo. Siamo impegnati, stiamo giocando, vedi? Un rimbalzo, un altro rimbalzo. No, ci state solo prendendo in giro. Possiamo essere normali e fare due tiri un solo pomeriggio a settimana e poi dovete rompere proprio oggi. Hai sentito, Julie? Ai mormoni piace piagnucolare. Non sapevo che le fatine facessero sport. Fatine? Vuoi vedere la mia bacchetta magica? Perché non giochiamo due contro due? Ma tu sei... una donna, quindi non posso giocare. Ma essendo nera magari posso farlo. Il tuo cervelletto deve solo decidere quale dei due stereotipi bigotti sta per farti il culo strisce. Perché avete già perso. Contro una donna e un finocchio. Vi umilieremo senza pietà. Bene. Voi a torso nudo, noi in maglietta. No. Allora noi a torso nudo. È sleale, rivestitevi, ci distingueremo lo stesso. Ah, brava! Sì! Giochi bene? Ho imparato al liceo quando ho saputo che tutti i ragazzi ci giocavano, ma solo con altre gay. Se smettessimo di chiacchierare... Forza, lavativi. Come va lo studio? Ryder? Ok. Corinzi 7-1. Ryder. Forza, uno dei due, Gifford. E perciò vi dico, fratelli miei, liberiamoci di tutto il sudiciume della carne e dello spirito, andando alla ricerca della santità e del timor di Dio. Molto bene, Davis. Sai, se questo non spezzasse il cuore a Guilford, direi che sei il mio nuovo migliore amico. Sì, te lo do io, il tuo cuore spezzato. Ehi! Elder, tu sei posseduto dal demonio. No! Ciao! Cazzo! Cristo santo! Scusa, è che sono rimasto impigliato. Stai sanguinando. Tutto ok? Sì, sto bene, tranquillo.
Ma che... Credo che tu sia svenuto. Non sopporto la vista del sangue. Sto bene, davvero. Forse dovrei portarti dentro. Ryder! Vieni a darmi una mano! Questa volta sto per farti davvero male, t'avverto! Oh! Oh! Dannazione! Ti avevo avvisato! Che male! Aaron, ecco. Dai un'occhiata. Dimmi se secondo te ho bisogno di punti. Veramente non saprei. Dai, guarda. Forza, per favore, dai solo un'occhiata. Vediamo. È molto brutta. No, tutto a posto, è soltanto un taglio. Hai del disinfettante? Sì. Sì. Sai, a me il sangue non fa impressione. Quando ero al liceo andammo in visita in un ospedale. Ero l'unico a voler entrare in sala operatoria. Allora mi portarono dentro. Mi fecero lavare le mani e mi infilarono uno di quei camici verdi. Hai dei cerotti? E guardai mentre aprivano il torace di quest'uomo. E lì lo vidi. Questo cuore umano. Si pensa che batta, ma in realtà è più simile a una danza. Non riuscivo ad arrendermi al fatto che fosse solo quello a tenerci legati a questa terra. Un fragile piccolo muscolo, è davvero piccolo paragonato all'intero creato. E quando pensi a quante cose possono fermarlo, non può non esserci altro. Qualcosa di miracoloso che permette a quel piccolo muscolo di continuare a danzare. Mi capisci? Scusa, parlo sempre troppo. Io ho bisogno di sdraiarmi un attimo. Ok. Oh, fa caldo. Vuoi qualcosa per rinfrescarti? Sì. Non ho mai fatto niente di simile. Io non... Va tutto bene. Non è poi così importante. Sì, invece. Possiamo solo divertirci, semplicemente. La mia prima volta sarebbe un divertimento per te. Come se fare sesso equivalesse a una stretta di mano. Cosa sono per te? Un trofeo? Ti aspetti dei complimenti? Ehi, mi stai facendo la predica? Calmati. Chi ti crede di essere, bello? Sei venuto qui solo per giudicarmi? Sì, sì, sono solo uno stupido bifolco arrivato qui da Pocatello, fresco, fresco dall'isola dei Fessi. E cosa? Sto dicendo che so bene cosa pensi di me, d'accordo? L'hai scoperto, bravo. Il mio peggior segreto. Ora che mi hai umiliato, puoi ritenerti soddisfatto. Non penso affatto che tu sia fesso.
Ma se ti senti tanto ridicolo, perché lo fai? Hai mai creduto in qualcosa? Certo. Allora dimmela. Dimmi una sola cosa in cui credi fermamente oltre ogni ragionevole dubbio. Credo che Anne Margaret sia sempre stata sottovalutata come attrice. Sì, solo nel film Tommy, ricordi la scena in cui lei... Ma ti sembra qualcosa su cui basare una vita? Guardati! Esteriormente sei bello e coloratissimo, ma dentro non hai assolutamente niente. Sei solo un bel palloncino vuoto che parla e cammina. Così mi fai male. Non mi importa, è la verità. Non posso credere a quello che stavo per fare. Non c'è niente, Christian, niente di quel che sei che non sia superficiale. Tu credi in Dio? Che cosa? Con chi stai parlando? Con te? No, con tutti quanti. Allora, domanda generale, voi credete in Dio? Io credo solo in Madonna. Cazzo, certo che sì, perché no? Io credo che l'armonia sia l'unica legge universale. Siamo fatti per vibrare all'unisono. Essere sieropositivo da quando avevo 17 anni è un vero miracolo, quindi sì. Senza fare tanti giri di parole, sì, ci credo. Perché? I mormoni gli stanno dando la testa. Oh no, tesoro, non farli impossessare della tua psiche. Non ascoltare gli evangelizzatori. O ti ritroverai alle 3 del mattino con la carta di credito in mano, pronto a dare tutti i tuoi averi a una predicatrice con i capelli color lavanda. Sì, ha ragione. Dai, Chris, abbiamo scommesso tutti quanti. Sei tu che devi convertirne uno, ricordi? Hai dimenticato con chi stai parlando. Dovrò sparecchiare per tutti se perderò questa scommessa. Ma lasciatemi dire. No, lascia dire a me. Una volta uscivo con un attore, un gran figo, del sud, che veniva da una famiglia molto religiosa. Quando i suoi hanno scoperto che era gay, non sapete che dramma. Lo hanno spedito in uno di quei centri cristiani di conversione. Wow, ha funzionato. Scherzi, è rimasto una vera pazza. Andrew. Dico sul serio, ora si fa chiunque incontri. Davvero, non ci posso credere. Va comunque in giro in abito da sera, ma quell'esperienza l'ha distrutto, credetemi. Ma questo a me non succederà, è solo che non sono superficiale, vero? Tesoro, tu non devi essere profondo, tu devi solo essere bello. Così non sei d'aiuto. Se hai qualcosa da dimostrare, vieni a casa mia domattina alle 6:30. Alle 6:30 del mattino? E perché? Perché devi fare dei sacrifici se vuoi trovare te stesso. O qualsiasi cosa tu stia cercando. Non credo che ci sarò. You might be a superhero. You might be a stone lone ranger. You might be the next. Smetti di lamentarti, chi dorme non piglia pesci. È vero, ma se li prendo fino alle 2 del mattino, poi ho bisogno di dormire. Adesso ascolta, dopo l'addestramento ti insegnerò il percorso. Il percorso? È il primo giorno. È quello che fai di mestiere. Devi consegnare cibo, solo che stavolta lo fai guidando. Pensa a te come un cameriere sulle ruote. Grande. Dammi anche shorts aderenti, pattini e avrò realizzato le mie fantasie. Quelle di tutti. Salve, siamo della Chiesa di Gesù Cristo. Salve, siamo della Chiesa di Gesù Cristo dell'ultimo. Let me guess, you're a secret agent dressed to stress, that you're all James Bondage. You're very staring, but I'm not shaking, and I know. Salve, siamo della Chiesa di Gesù Cristo dell'ultimo. Un momento, amore? Ehi, sì, vieni a vedere. Guarda chi abbiamo qui. Grazie mille. Nessuno? C'è nessuno? Progetto Angel Food, c'è qualcuno? Posso? Ho detto avanti 3 cavolo di volte. Scusi, non avevo sentito. Dove... dove vuole che glielo metta?
Non mi importa, non ho fame. Va bene, magari è meglio se accendo una luce. Non ti vorranno più se guardi tutti con questo sguardo sbigottito. Questo lo metto qui. Allora, hai una sigaretta? Quella non è una bombola d'ossigeno. Potrebbe esplodere. Boom. Sarebbe un brutto modo di morire, non trovi? Allora, questa sigaretta, me la dai? Spiacente, io non fumo. Che ci fai qui? Consegne a domicilio. Credevo fosse una prassi di routine. No. Che ci fai tu? I bei ragazzi di solito non fanno cose così. Ti stai forse punendo per qualcosa? Ti senti in colpa perché sei così carino quando il mondo è pieno di cessi? Sei stanco di andare in palestra? A vantarti della tua ultima conquista e del resto della tua stupida e sciocca piccola vita? Vaffanculo, tu non mi conosci. Invece sì, io ero come te. Sì, avevo una carriera, degli amici, una bellezza, tutto ciò che volevo. Ora sono solo un corpo che ricorda a tutti che nessuno è al riparo dall'occhio del ciclone. D'accordo, io me ne vado. Ti stavo prendendo in giro. Dovevi vedere la tua faccia. Mi annoio, scusami. Mi piace sfottare i nuovi. Devo avere un aspetto davvero di merda, perché non mi era mai riuscito così bene. Mi aiuti a rimettere a posto questo cuscino qui? Non lo so, mi stanno quasi venendo le piaghe da decubito. Un vero peccato, perché prima invece avevo un culo da urlo, davvero. Dovrei avere delle foto da qualche parte. Ti credo sulla parola. Molto bene. Neve. Vedo solo neve. Che cosa hai detto? Forse sono le medicine, ma a volte riesco a leggere nelle persone. Tu invece sei come uno schermo bianco. Riesco a vedere solo neve. Secondo te che vorrà dire? Niente. Ci vediamo. No, non è vero. Entriamo qui. Ah, per l'amor del cielo, non possiamo entrare in un ospedale. È assurdo e per giunta è anche sbagliato. Forse ci permetteranno di lasciare qualche volantino. Stavolta balli da solo, cowboy. Prendono solo pubblicazioni non religiose all'accettazione. Io che ti avevo detto? Signora, è tutto ok? Ha bisogno d'aiuto. Salve, mi dispiace. Io non sono così. Detesto lasciarmi andare davanti a chi non conosco. Ma è morta una persona. Mi spiace molto. Non avrebbero dovuto fare staccare la spina a me. Ho visto la linea su quel piccolo schermo diventare pianta. Diceva sempre che la televisione l'avrebbe ucciso. Era suo marito? Ah, no. Non un marito ufficiale, almeno. A dire il vero, probabilmente era il mio migliore amico. È stato Ben, il suo dottore, a dirmi che era tempo, che era ciò che voleva.
Io avrei dovuto essere preparata, ma io... Ma tu chi sei, Cary Grant? No, no, signora. Sono un missionario mormone. Distribuiamo volantini e impariamo a memoria discorsi che ripetiamo alla gente, ma adesso io non so davvero cosa dire. Legge mai la pagina dei fumetti? Chiedo scusa. La pagina dei fumetti. Quando ero piccolo, ci appoggiavo la faccia sopra e rimanevo sbalordito perché era soltanto una massa di puntini. Credo che anche la vita sia così a volte. Ma mi piace credere che agli occhi di Dio, la vita, tutto quanto, anche questo, abbia un senso. Non sono solo puntini. In verità siamo tutti connessi. Ed è bellissimo. È divertente. Ed è giusto. Solo che visto da così vicino non possiamo pretendere che abbia un senso compiuto. Grazie. Oh, lo tenga lei. Ti va di venire a trovarmi? Ti prego. Ti offro qualcosa da bere. No, io non bevo. La tua chiesa deve essere difficile da vendere. A volte sì. Beh, tienilo comunque. Magari potresti venire a mangiare. Offro io. Lo farò. Promesso? Promesso. Allora, ti sei divertito con la tua signora? Sì, a dire il vero sì. Bene. Perché si è fatto tardi? Siete usciti presto stamattina. Lo sai io dove stavo andando? Tu vai sempre in palestra? No, ora faccio volontariato. Progetto Angel Food. Grandioso. E che vorresti da me, una medaglia? No, però quello che hai detto di me non è affatto vero. Va bene, non è vero. E il mondo è un paradiso. Non lo stai facendo a causa mia, vero? No. Pensavo che potessimo anche... Pensavi che potessimo? Uscire? Essere amici? Cavalcare verso il tramonto? Non lo so. Sembra che tutti pensino che... Tutti mi trattano come se io fossi... Se fossi perfetto. Sì, a volte sì, è così. E tu sei la prima persona che mi ha fatto sentire... Cosa? Come se questo non mi bastasse, che voglio qualcosa di più. Allora ho pensato che noi... Senti, qualsiasi cosa pensassi, scordala. Siamo come i bianchi e i colorati. Non si mischiano. All my life I've looked for angels. All this time I've searched for signs. Now I've turned a corner. Standing before. Ah, cazzo, devo pisciare. Corridoio, prima porta a destra. I've never been shaken. Never been confused. Always protected. All my affections. And only directions I choose.
Io non bacio. Oh. Come hai detto che ti chiami? Dirk. Dick? Dirk. Dirk, ti chiami davvero Dirk? A dire il vero è Mort. I miei amici mi chiamano il selvaggio Mort. Senti, non è che non apprezzi quello che stai facendo là dietro, ma non ti va di parlare un po'? Parlare? Fico, questo mi piace. Sì, fottimi, sì, sono la tua lurida troia, sono la tua puttana. Ti va di farti sculacciare da mammina perché sei stata tanto, tanto cattiva? Ah, ok, basta così, non è questo che intendevo. Parlavo di conversazione. Conversare? Perché? Non hai mai voglia di conoscere qualcuno? Di condividere, dormire con qualcuno nel vero senso della parola? Tu vuoi dormire con me? Non lo so, amico. Non sarà troppo intimo? Scusa, un attimo fa mi stavi leccando le chiappe e dormire insieme sarebbe troppo intimo? Oh, adesso mi stai spaventando. Non sapevo che ti piacesse fare roba strana. Io me ne vado. I've never been shaken. Never been shaken. Never been confused. Never been confused. I've always projected. Always projected. All my affections in only directions I choose. Sei tornato. Oggi deve essere il tuo giorno fortunato. Magari non soffro già abbastanza. Non pensavo di vederti ancora. Dai, finiamola. Stavolta non pensare di fare colpo di nuovo facendo il numero della piccola indovina, chiaro? Forse è soltanto un dono. A volte leggo nelle persone. Mi sento come l'oracolo di Delfi. A volte anch'io ringhio la gente, ma questo non fa di me un leone. Questo te lo metto qui, proprio a portata di mano. Non importa, tanto non ho fame. Non mi sembra di aver chiesto il tuo parere. Io faccio solo le consegne, ricordi? Ma è stato Andrew, un amico, a cucinare. Lui è davvero bravo, quindi ora fai finta di essere educato e mangia. Ok? Non devo far finta di essere educato, credo di essermi guadagnato il diritto di non esserlo. Oh sì, è vero. Stai morendo, sei amareggiato, bla bla bla. Fortunatamente sono troppo superficiale e me ne infischio. Adesso mangia. Infischio? Bello. Magari non sai neppure come si scrive. Certo che sì, si scrive fottiti. E ora, per dimostrarti che i tuoi piccoli sciocchi problemi non sono niente, mi metto a leggere di chi ha davvero guai seri. Oh, no. Ma non me lo dire. Cosa? Beh, a quanto pare la povera Pamela Anderson si è fatta mettere e togliere le protesi al seno così tante volte che le sta crollando tutto. Ci sono delle sue foto in bikini. Oh, sono orribili. Ma smettila. No, no, dico sul serio, le arrivano alle ginocchia. Se mangi il pollo te le mostro. Che palle. Ora dammi la fottuta rivista. Ehi, ehi, Aaron! Ma che è successo? Ah, c'è stato un incidente. Vieni, io e Ryder stavamo pedalando. Ho visto arrivare una macchina che andava troppo veloce. Io mi sono fatto soltanto un graffio. Ma Ryder, adesso l'hanno portato in ospedale. Gli incidenti capitano. Lo so, ma io pensavo... Non stavo facendo attenzione. Senti... Non è il momento adesso. Io vado...
Non ci posso credere. No! Il bellone non è l'unica checca qui dentro. Sentite, ragazzi, non è successo niente. Siamo entrati e vi stavate baciando come due scolarette e per te non è niente. Potresti mettere in pausa il tuo cervelletto retrogrado e stare calmo 2 secondi. Non credo tu sia nella posizione di fare richieste. Non provare a toccarmi, stronzo. Ehi, è meglio che tu te ne vada. Adesso non ne fate un caso di stato. Non è poi così grave. Sì, invece. Vattene, ti prego. Ciao, c'è Davis per caso? Arrivi tardi, Romeo. Grazie a te il tuo fidanzato è sulla via di casa. Ci arriverà nel pomeriggio. E noi dobbiamo traslocare di nuovo, perché non possiamo vivere accanto a una checca di prima categoria come te. Quindi grazie mille. Stai pure, io e il tuo amichetto dobbiamo parlare. Bene, stronzetto. Per come la vedo io, hai una gran boccaccia e solo un braccio per difenderti. Quindi come la vedi se questa checca ti facesse sputare tutti i denti? Dimmi dov'è, avanti! Credi che mi faccia piacere che sia fatto beccare? Forse per te questa è una sorpresa. Ma io gli ero affezionato. Aveva preso tutto molto sul serio, ci credeva davvero. E noi lo stavamo aiutando a farcela. Quindi perché lui? Eh? Gli hai distrutto la vita. Non meritava una cosa simile, nemmeno quello che l'aspetta ora. Non volevo che gli accadesse nulla di male, credimi. Ah, balle. L'hai preso di mira fin da quando è arrivato. E se vuoi sapere dov'è, voglio sapere il motivo. È stato... Lo so, è stato stupido. Una stupida scommessa da $50, ma non c'entra questo. Non c'entra più, davvero. Ti prego, dimmi dov'è. Ti scongiuro. Tanto è troppo tardi, è decollato 10 minuti fa. Ehi! Se ti può aiutare, farà scalo per 5 ore a Salt Lake City. Grazie. Io detesto la neve. Che ci fai qui? Ti stavo cercando. Ma come hai potuto andare via così? Non ho avuto altra scelta. Sono stato rispedito a casa con disonore e lì sarò probabilmente scomunicato. Solo per un bacio? Non fraintendermi, è stato un gran bacio. Ma dai, non abbiamo nemmeno usato la lingua. Tu non puoi capire. Mi dispiace, non sono bravo in queste cose. Va bene, adesso ascoltami. Non mi sono mai reso ridicolo di fronte a nessuno finora e... non mi ero mai sentito così in tutta la mia vita. Per cosa? Per me, un tipo che non puoi avere. Tanto la settimana prossima sarai già alla ricerca di qualcun altro. No, e se non fosse così? Eh? E se tutto quanto in questa mia povera vita, che tra parentesi adoro, mi avesse portato proprio a questo punto?
E se fossi proprio tu la luce accecante che mi ha colpito durante il cammino, come capita a quel tizio in... Già, nella Bibbia. Sì, Paolo. Sì. E se all'improvviso tutto cambiasse e i colori potessero mischiarsi con i bianchi? E se fossi tu l'uomo che ho aspettato per tutta la mia vita e io ti lasciassi andare? Tu non sai a che cosa dovrei rinunciare. Accidenti, ma che cos'hai che non va? Ti aspetti rivelazioni divine incise nell'oro e angeli che suonano trombe del paradiso? E se invece fosse questo? Io che ti dico che ti amo, proprio qui, sotto la neve. Questo sì che è un vero miracolo. Ma se non ci credi anche tu, me ne andrò. Così potrai far finta che sia stata solo una coincidenza, che il nostro incontro sia stato accidentale. E che ti dispiace di avermi conosciuto. Accidenti, odio la neve. La porta deve essere sigillata. Ragazzi, venite dentro prima di fare la stessa fine. Stanno per chiudere l'aeroporto per la bufera. Due ore e mezza. Va bene, no? Bene. Pazzesco. Perché? Quanto dura di solito? Hai un orologio da taschino? Sì, è da scemo, vero? Veramente era del mio bisnonno, ma... Non credo che tu sia qui per una lezione di genealogia. Sai, non credevo che sarebbe finita così. Ma stavo per finire all'inferno per averti baciato, quindi tanto valeva andarci per un buon motivo. In che Dio credi tu? Non credo solo in Dio, ma in tutto quanto. Questo, tu, stanotte. E ora ho voltato le spalle a tutto. Ma tanto...
Un tipo come te non può sapere che significa essere completamente tagliati fuori. Quando avevo 13 anni, mio padre... era un pezzo grosso di una banca. E io un ragazzino mingherlino che era stato scoperto a provare le scarpe di sua madre una volta di troppo. Quel giorno mio padre disse che preferiva morire piuttosto che allevare una femminuccia. E io sarei morto anziché esserne una. Quindi mio padre, che non era mai uscito dalla città in vita sua, decise di portarmi a caccia di daini. Così mi prese e mi trascinò in un capanno in mezzo alla sierra, conosci? Erano i primi di novembre, come adesso. E anche allora c'era una bufera. Mio padre voleva davvero far uccidere qualcosa alla sua piccola femminuccia. La neve cadeva senza sosta. L'aria era pungente. La casa divenne bianca. Era orribile. Si vedeva tutto bianco. Ma io pensavo... ne uscirai, vedrai. Poi vidi gli occhi di mio padre, erano come vuoti. E fu allora che lo fece. Fece cosa? Andò via. Ti lasciò lì da solo. Ma io ero calmo, sapevo che stavo per morire. E fu allora che sentì un angelo cantare. Un angelo? Poi capì che non era un angelo. Che cos'era? Era solo il vento sulle rocce. Dentro una caverna. Trovai riparo all'interno, poi penso di essere svenuto. Quando mi svegliai era notte. E nevicava ancora parecchio. Sentii un rumore all'ingresso della caverna. Sembrava un orso. Mi afferrò e mi tirò su. Io lottai, ma ero debole e infrettolito. E... riuscii solo ad abbassargli il cappuccio. Aveva un cappuccio. Sembrava un orso, ma in realtà era soltanto un soccorritore molto peloso. Poi tutto diventò molto strano. Finora non lo era. Mi strappò i vestiti di dosso. Poi si tolse i suoi. Sicuro che non stessi delirando? E poi entrò con me in un sacco a pelo. Aspetta. Certo, per l'ipotermia è un trucco che insegnano agli scout. Sì, esatto, ma io non sapevo che cosa pensare. Ero così stanco e infreddolito. Nonostante questo, ebbi la più grossa erezione della mia vita. Mi strinse tra le sue forti braccia sul suo petto vellutato e poi mi disse: piccolo mio, è tutto ok, stai tranquillo. Fu soltanto allora che incominciai a piangere. Non ti biasimo, sarei stato terrorizzato anch'io. No. Piangevo di gioia. Avrei preferito morire che essere gay. Ma ora conoscevo bene il volto della morte e pensai... se stare tra le braccia di quest'uomo...
significa essere gay, allora... allora ci sto. Sailor in the storm, but where are the patrons for those left on the shore? And as the darkness falls around me, he takes my hand and starts to pray. This is a hymn for all those left behind. This is a prayer for every heart left barren. This is a call for all the saints to be reminded, to sing a hymn for all those left behind. Of gray these days, now that her children have all grown, and though her husband sleeps just 2 feet away, when she wakes she feels alone. Forza, andiamo a casa. And as the dawn comes through the window, as awake tries to recall, this is a call for all the saints to be reminded, to sing a hymn for all those left behind. Pronto? Sì, è molto divertente. Fottiti, Andrew. Ma dove cavolo sei stato? A Salt Lake. Ok, dopo questo viaggio ti consiglio di dirmi che abbiamo vinto la scommessa. Sono io l'unico perdente. Ehi, ehi, non prendertela. Anche Tiger Woods sbaglia un colpo a volte. Fottiti, Andrew! Che c'è? Fa di nuovo le vendite telefoniche? No... mi prende in giro, dice... Tanto per sapere, non è che, per caso, tu hai dato il mio demo a qualcuno, vero? Sì, l'ho dato al tizio a cui consegno per Angel Food. Mi ha detto che in passato lavorava nel ramo e che l'avrebbe dato a qualcuno. Sei contenta? Cioè? Julie, non lo so, prende un sacco di medicine. Ed è comunque strano già di suo. Non puoi prendere sul serio quello che dice. Mi fai male al braccio. Dimmi. Diceva che l'avrebbe dato a un certo Clive Davis. Clive, sì. Davis? Oh, cazzo, ho chiuso il telefono in faccia a Clive Davis. Oddio, dai, rispondi. No, rispondi, rispondi tu. Oh, Julie, questo è il cazzo, braccio che rispondi. Uso. Rispondi. Pronto? Oh. Julie Taylor? Ma è Clive con la V o Clyde con la D? Thank you.
Stavolta è ufficiale, l'inverno è arrivato. Rivestiamoci. Ah, così va meglio. Allora, senti qua. A quanto pare questo tizio della casa discografica non ha ancora deciso da quale parte della barricata vuole stare. Io te lo presento, tu te lo fai. Così il disco è assicurato. Credo che stavolta passerò. Scherzi, perché? È davvero carino, sul serio. No. Ma che ti prende? Io... Sai, non sei più tu da quando sei... Senti, non sarai ancora in fissa con il tuo missionario? Non lo so. Chris... Non è da lui scomparire in quel modo. D'accordo, allora smetti di piagnucolare come una scolaretta e fa qualcosa piuttosto. Chiamalo. Sì, al www.cercounmormone.com. Probabilmente non sarà facile. Ma credo che dovresti lasciarti alle spalle questa storia. Forse non voglio. Insomma, qui a Los Angeles abbiamo sempre tutti un occhio puntato sulla porta, come se aspettassimo sempre qualcosa di meglio. Ok. Ma se arrivasse, sapremmo riconoscerlo. Sarebbe bello smettere di girare in tondo. Smettere di accumulare il sesso ad una stretta di mano. Sarebbe bello se tutto avesse un senso. Oh. Ma ti sei sentito? Stai diventando una vera donna. Sta zitta. È così. Aspetta, Christian, ti è caduto qualcosa o sbaglio? Che cosa? Le palle. Devono esserti cadute qui da qualche parte. Aspetta che le cerco. Molto bene, con te io non parlo più. Ma verrai lo stesso allo show di stasera, vero? In veste di presidente della comunità di Pocatello, è mio doloroso dovere convocare questo consiglio per giudicare Aaron Davis, accusato del grave peccato di omosessualità. Alla luce della tua condotta anormale e abominevole, e di fronte al tuo rifiuto di ammettere d'essere stato trascinato in questo stile di vita alternativo e peccaminoso, la mia vergogna è immensa, per non parlare della vergogna che hai gettato su questa chiesa, sulla nostra famiglia e i nostri antenati. Aspetta un minuto, i nostri antenati. Papà, tuo nonno ha avuto una mezza dozzina di mogli. E questo vale per ogni persona presente in questa stanza. Siamo stati proprio noi a creare il concetto di stile di vita alternativo. Ci stai dando degli ipocriti? No, qui siamo ben oltre l'ipocrisia. Questa è cattiveria, papà. And it's another beautiful day. In virtù dell'autorità conferitami dall'apostolato e nel nome di Gesù Cristo, non mi resta altra scelta che quella di iniziare la procedura di scomunica, dopo la quale verrai privato del sacerdozio, dell'abito religioso e dell'appartenenza a questa chiesa. Lo cerchi ancora? Ci sono tantissimi Davis laggiù. Salve, sto cercando un certo Aaron Davis. No, non Errol, Aaron Davis, con due A. Sì, sto cercando un certo Aaron Davis. No, non ha vinto niente. No, è molto più giovane, non è che per caso...
Per caso lui ha un figlio di nome Aaron Davis? No! Sì, mi faccia parlare con sua moglie. Sì, salve, sto cercando un certo Aaron Davis. Cosa? Sì, 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 il giovane Davis, esatto, sembrerebbe proprio lui. Oh, no, non si è messo nei guai. Ma che genere di guai? Mi scusi, non volevo essere indiscreto. Darren Davis, mi fa lo spelling? A Stone Creek. Davvero? La ringrazio moltissimo. Uccelli di rovo? Davvero? Va ancora in onda? Allora la lascio andare, d'accordo? Grazie mille, grazie, arrivederci. Pronto? Mi dispiace, fratello Davis è ancora in comunità. Mi scusi, Aaron. Potrei chiederle perché vuole contattare Aaron. Lo sa. Per caso lei è uno degli anziani di Los Angeles? No. Ascolti, mio figlio non ha nessun desiderio di parlare con lei e spero che abbia la decenza di non richiamare mai più. Papà salta di nuovo la cena. Non fa niente. Sono certa che farà tardi al centro. Non voglio però che si raffreddi tutto. Se devi solo giocherellarci. Ormai non so più perché cucino. Julie! Vieni qui! L'ho trovato. E gli hai parlato? La madre mi ha sbattuto il telefono in faccia. Che stronza. Ma se lui non avesse voluto davvero parlarmi, lei me lo avrebbe passato subito, non credi? Probabilmente la prossima volta risponderà: dannazione, mai stato più felice in tutta la mia vita. Bene, allora usciamo, perché stai facendo la sepolta viva da un po' troppo tempo. D'accordo. Va tutto bene? Sì, sono solo un po' sbadata, vai. Mamma. Mamma. Che c'è, Aaron? Che c'è? Niente, volevo solo vedere se saresti riuscita a guardarmi in faccia. Ti sto guardando. Che cosa dovrei vedere? Si chiamava Christian, esatto. Che cosa? Si chiamava Christian, vero? Ma cosa ti ha fatto? Mi ha amato. Non dirlo! Hai idea di quanto sia ridicolo, di quanto sia disgustoso agli occhi di Dio, di tutti? Due uomini! Gli uomini non... Non si amano, Aaron. Sono le donne che nelle relazioni portano amore. Mamma ha detto che mi ama. Lusinghe e inganni sono strumenti del demonio. Ecco che cosa sono. Ti avrebbe detto qualsiasi cosa. Tu questo non lo sai. Sì. Tu non lo sai. Invece sì. E sai perché? Perché quando quella sera non arrivavi, ho chiamato il presidente della tua missione. Per controllarmi, eh? Ero preoccupata da morire per te. E sai cosa mi ha detto? Il tuo compagno di missione mi ha confessato che per quel tale Christian... Non sei stato altro che una scommessa. No, non è vero. Invece sì, è la verità. Ha insudiciato la tua anima per $50. Ecco quanto valevi per lui. Inoltre ti avrà già dimenticato per rituffarsi nel suo inferno di fornicazione. Lui non avrebbe mai... Non significavi nulla per lui. Ti ha usato ed è per questo che non devi più pensarci. Mai, mai più. Tu devi... Devi riuscire a buttarti questo errore alle spalle, scordare questo peccato che ormai tutti sanno. Hai visto come ci guarda la gente? Hai notato come girano il carrello quando ci incontrano al supermercato e come distolgono lo sguardo quando siamo in banca?
Perché credi che tuo padre non torni più a casa? E se non fosse qualcosa che ho fatto, se fosse quello che sono... Dirlo! Non osare neanche pensarlo! Tu potrai essere perdonato. Forse il Padre Eterno lo farà per qualcosa che hai commesso, ma se lo sei... non potrà mai perdonartelo. Sai, non ho voglia di cucinare. Credo che riscalderò un po' di zuppa di funghi. Dove stai andando? Ho delle cose da sbrigare in chiesa. Ora? Siamo appena tornati. Nostro figlio... siamo tornati... appena ora da... Ogni momento è buono. Pronto? Signora Davis, so che non vuole che io parli con suo figlio. Mio figlio! Lascia che ti dica una cosa, brutto figlio di puttana. Per colpa tua, mio figlio si è tagliato le vene. Grazie a te ho perso mio figlio. E spero che le fiamme dell'inferno ti divorino per sempre. Chris. Siediti. Bevi questo. Tutto. Se no non serve a niente. Bene, per un uomo è essenziale bere prima di parlare di una giornata dura. Me l'ha insegnato Hemingway. Conosceva Ernest Hemingway? Margot, in realtà. Ma la bellezza non risparmia le tragedie. Oddio, questo è l'inferno.
ho fatto una cosa. Sono colpevole e pagherò per questo. Il lato divertente del senso di colpa è che quando le cose vanno male non potrà che farle andare peggio, e che quando vanno bene non potrà che farle andare meglio. Ci distoglie da una verità superiore. Abbiamo un'innata capacità di riprenderci. Il cuore sopravvive anche alle perdite più gravi. E come? Allenamento. Sono le 3 del mattino. Sgualdrina. Magari. Eravamo allo studio, ma non siamo riusciti a trovare una canzone per il singolo. E tu? Non riesco a dormire. E te ne stai seduto al buio? Ehi, ma andiamo a quel paese delle diete e andiamo a ingozzarci di frittelle fino alla nausea, d'accordo? No. Credo che tornerò a letto. Giovedì, 3 del mattino. Non riesco a dormire ancora. È come se aspettassi che il tempo curi qualcosa dentro di me che continua a rompersi. Ho già letto il giornale e lavato i piatti sporchi. Non mi resta che starmene qui seduto a pensare. Come cittadini ed elettori di Los Angeles, spetta a voi decidere se vorrete oppure no. Dove stai andando con i miei fiori? Ma sono tutti... Qui non si butta niente che non sia completamente morto. D'accordo? D'accordo. Un'altra cosa, devi smettere di venire qui con quella faccia da funerale. Cazzo, mi fai deprimere. Io ti deprimo? Hai sentito bene. Se siamo arrivati al punto che io devo tirarti su di morale, allora abbiamo un problema. Seriamente. Devi fare qualcosa. Fare la tua mossa. Devi trovare qualcosa in cui credere. Stai di nuovo facendo l'oracolo. No. Sto solo facendo l'amico. Come posso aiutarla? Lei è la madre di Aaron Davis? Sono sorella Davis, sì. Ho conosciuto suo figlio a Los Angeles. Ah, lei deve essere uno degli anziani della comunità, mi dica pure. No, io sono Christian. Aveva perso l'orologio.
volevo che sapesse quanto mi dispiace davvero. Il pensiero di averlo fatto soffrire mi uccide. Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. Sta piovendo. Solo a Los Angeles la pioggia fa ancora notizia. C'è roba per me là in mezzo? Oh mio Dio, è una copia del mio video. Cosa? Vai, finalmente. Non sì. Vedo l'ora di vederlo. Forza, finora è stato top secret. Mettilo nel video, dai. Ok. Però non voglio che tu esprima giudizi. Perché? È una specie di video alla Christina Aguilera in cui tutti ballano sculettando, non ho capito. No, è... Tuesday, 3 a.m. Once again, I'm wide awake, waiting for time to mend this part of me that keeps on breaking. Newspapers I threw away, wash the dishes in the sink. Ma che cazzo? Questo è il mio diario. Che cazzo ci fanno le parole del mio diario lì dentro? Mi hai sempre detto di scrivere una canzone su di te. Volevo dirtelo o chiedertelo. È solo che poi... Che sapevi che ti avrei mandato a farti fottere. E tu allora che fai? Rubi il mio inferno personale, quello da cui ho cercato disperatamente di uscire. Lo tiri fuori e me lo sbatti in faccia. Pensavo è così? Pensavo soltanto che potesse nascere qualcosa di buono tutto per qui. Per te di certo. Santo cielo, Chris, non volevo dirtelo. Ascolta,
Non volevo dirtelo così. Ma la casa discografica vuole che vada a New York perché tutti i produttori più importanti lavorano nei club di là. Bene, ti auguro buon viaggio, Julie. Posso aiutarti? Io sto cercando Christian. Sì, no, Chris, lui non... Niente, non c'è. Non fa niente. Vuoi che gli dica qualcosa? Un messaggio? So che non hai avuto la parte. Detesto ammetterlo, ma mi mancherai quando tornerai a New York. Chi ha detto che me ne vado? Andiamo, tu odi questa città. Senti, ripeti a qualcuno quello che sto per dirti e ti strappo la lingua. Ero davvero infelice a New York. E lo sono anche qui, ma almeno sono abbronzata. Mio caro ragazzo. Spero che sia ancora valido. Certo che lo è. Io non sapevo dove andare. Benvenuto. Tracy, dai al mio giovane amico quello che desidera. Certo, un bicchiere di vino? Solo una coca, grazie. Niente di più forte? Forse ti serve. Ti dispiace se ti dico che hai un aspetto orrendo? Come mai? Non sono venuto per sfogarmi. Sei stato così gentile con me. Lasciami ricambiare il favore. Dopo che ci siamo conosciuti, sono stato rimandato a casa e scomunicato. Perché sono gay. Alla tua chiesa non piacciono né l'alcol né gli omosessuali. Mi dispiace, ma non mi associo. Non so immaginare il paradiso senza entrambi. Scusa, continua. Questo mi ha portato ad avere un incontro breve ma intenso con una lametta. Dopo avermi portato in ospedale, i miei genitori mi hanno rinchiuso in un posto. Un centro in cui avrebbero dovuto cambiarmi. Guarirmi. Una notte ero in punizione. Stavo pulendo il pavimento con uno spazzolino da denti. E l'ho sentita. Quella voce. Sembrava un angelo. Era soltanto la TV. Una strana coincidenza.
Non credo alle coincidenze. Io credo ai miracoli piuttosto. Può darsi. Perché la ragazza che stava cantando non è molto famosa, la conosce di certo, ma io invece sì. So che a volte le persone si emozionano ascoltando certe canzoni, ma a me sembrava fosse stata scritta proprio per me. Ti presento il mio giovane amico. Ci conosciamo. Sono stato da te. Non sto più lì. Lui è... Lascia sempre ottime immagini. Oh. Tesori, il cibo non resterà caldo in eterno se lo lasciate lì. Arriva la cena! Un brindisi. Una preghiera. Un ringraziamento. Voglio che sappiate che in futuro, in qualsiasi posto ci troveremo, quali che siano i nostri successi o i nostri fallimenti, voi tutti avrete sempre un posto alla mia tavola e un posto nel mio cuore. Salute! 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 Salute. Giulia, mi passi il piatto? Sì, prendi. Ma no, basta così, grazie. Insomma, tutti buonissimo, devono assaggiare il tacchino. Sì, anche il vino. Posso averne un po'? Chi mi passa il vino? Tresi. Tresi. Ah, ecco, tieni. Grazie. Ci voleva proprio una bella cenetta fra amici. Tresi, dici com'è New York? Sì, Tresi, dici com'è New York. Che bastardo. A volte il mondo mi sembra ancora una massa di puntini, ma ultimamente ho l'impressione che siano tutti collegati. E questo è bello. È divertente. Ed è giusto.
Okay, I get you're a hardcore rock star. Set the jet on the Concorde to London. I'm not impressed with who you think you are. And I'm not a guy who leaves things half done. I'm a man on a mission. Got the book and the badge and the shine on my shoes. I insist there's no use to resist me. When I set my sights on you, I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. Let me guess, you're a secret agent dressed to stress that you're all James Bondage. You're very stirring, but I'm not shaking, and I know a couple of rope tricks myself. I'm a man on a mission. Stone cold sober from my head to my shoes. There's no use to resist me. When I set my sights on you, I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. There's no deviation from its old position. This infatuation doesn't need your permission. Intimidate me, maybe don't expect my submission. But never underestimate me, baby, I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. Stone cold sober from my head to my shoes. I insist there's no use to resist me. When I set my sights on you, I'm a man on a mission. 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 Ha ha ha.